Ciao a tutti! Buongiorno! Siamo di nuovo qua, Generazione Intercultura, il programma del mercoledì pomeriggio. Noi siamo di nuovo qui con voi, oggi pomeriggio avremo numerosissimi ospiti e oggi, tra le altre mille cose, parleremo di seconde generazioni. Giusto. Ma ricordiamo un po' che cos'è Generazione Intercultura. Il programma nuovissimo di 4Music TV, come sempre canale 613, affrontiamo un po' dei temi che non vengono affrontati molto, diciamo, portiamo un po' di novità, anche un piccolo, diciamo, specchio su quello che succede nella società italiana, soprattutto dei discorsi che riguardano appunto l'intercultura, quindi nuove generazioni, l'Italia nuova, diciamo, in parole povere. Esatto, e noi siamo un gruppo di giovani informale che fa parte anche di un'associazione che è la LVA e siamo qui per condurre un programma tutto nuovo, tutto innovativo. Milo, ricordiamo subito quali sono le nostre pagine, i nostri Twitter per seguirci online e interagire con noi tutto il pomeriggio. Esattamente, quindi loggatevi su Facebook, cercateci Generazione Intercultura, 4Music TV, anche su Twitter ci trovate su Generazione Intercultura, insomma online ci siamo ovunque, quindi basta che ci cercate e ci trovate. Esatto, e poi oggi abbiamo anche il conduttore Milo Smith, che vi avevamo anche accennato la scorsa settimana, degli Extra, che è qui con noi. Io sono sempre qua, Vanessa. Oggi, come vi dicevamo, parleremo di seconde generazioni e con noi qua in studio abbiamo degli ospiti splendidi, spettacolari, sono qua a fianco a noi. Ve li presentiamo un po' e vi iniziamo a accennare di cosa parleremo. Esattamente, allora con noi oggi in studio abbiamo due esempi proprio di seconde generazioni qua a Torino. Abbiamo due ragazze, Khadija e Anissa, come detto, a posto? Tutto bene, ragazze. Bene, bene. Avremo oggi con noi in studio, anche visto che noi siamo sempre molto giovanili, ci vogliamo tenere al passo con i tempi, abbiamo con noi un gruppo rap, The Purity, in cui appunto andremo a vedere anche lì la scena rap emergente di Torino, anche lì che si tratta comunque sempre di seconde generazioni, quindi rimaniamo a tema, insomma. Sì, oggi proprio grandi ospiti, grandi argomenti. E noi vi lasciamo un po' nella suspense perché lanciamo il primo video, ma prima ricordiamo a tutti, come diceva giustamente Milo, di iscriverci. Abbiamo una pagina Facebook, abbiamo sia la nostra Generazione Intercultura 4Music TV e sia quella del canale 4Music, quindi due pagine Facebook, interagite con noi, e poi gli SMS, no? Giustamente, mi raccomando, scriveteci perché mercoledì scorso veramente ci avete inondato di SMS, quindi vi ricordo il numero 345 7091 585, mandate tanti messaggi, ma firmatevi, perché esatto, no, così vi ringraziamo, eccetera. Appunto. Quindi lanciamo il primo video, direi, così ci riscaldiamo un po'. E chi abbiamo? Mi ricordo assolutamente. Allora, giusto perché noi facciamo le cose fatte bene, rimaniamo a tema, seconde generazioni, vi portiamo un pezzo che conoscerete sicuramente perché ha spopolato nelle dance floor, se non sbaglio 2 anni fa, Strom con A Lauren Dance, anche lì l'artista è belga, di origini, sua madre se non sbaglio è dell'Angola, suo papà è del belga, quindi anche lì proprio un miscuglio di razze, intercultura, che ha dato vita appunto a un grande artista che è molto bravo comunque. Fatto benissimo, quindi ascoltiamolo insieme e iscriveteci. Di quello che è il tema del pomeriggio, seconde generazioni, perché appunto il nostro programma si chiama Generazione Intercultura e quindi mi sembra giusto parlare, iniziare a presentare un po' di ragazzi di Torino, del Piemonte, che sono qui con noi. Iniziano ad arrivarci un sacco di SMS, di però, grandissimi. Quindi iniziamo bene, iniziamo anche a leggerli, perché veramente se no rimaniamo indietro, iniziano ad arrivarne tanti. Ciao ragazzi, è davvero un bel programma, l'iniziativa è molto interessante, perché anch'io faccio parte delle seconde generazioni, con tutti i suoi problemi, aspettative e speranze. E gli ospiti sono, mamma mia che lunghi, sono tutti eccezionali, visto che conosco tutti e due, filmato Hind, qui forse siamo già con i fan, benissimo. Ciao Hind. Ciao Hind, grazie per scriverci. Leggiamo il secondo che ci è arrivato, bellissimo programma, merita la visione di più gente possibile. Un abbraccio alla carissima ospite Khadija. Fernanda, ecco, iniziamo bene con un po' di messaggi per i nostri ospiti. Continuate, mi raccomando. Continuate con noi, parliamo un po' di queste due meravigliosi ospiti che abbiamo qui oggi. Giustamente, quindi ripresentiamole per chi si è appena collegato, Khadija e Anissa. Sì.
Com'è? Tutto a posto? Tutto bene. Bene, bene. Allora, parlateci un po' di voi. Seconda generazione, che origine avete? Allora, io mi chiamo Khadija, sono marocchina, nata a Casablanca e vivo in Italia da 14 anni e sono una studentessa universitaria. Bene, bene. Io invece sono Anissa, sempre di origine marocchina, e vivo in Italia da 17 anni e sono nata a Nador, quindi nel nord del Marocco. E anch'io sono una studentessa universitaria, frequento il primo anno di specialistica in economia e management internazionale. Benissimo, che wow. Okay, ragazze, queste mamma seconde mia. Seconde generazioni acculturate. Spaccano proprio e infatti sottolineiamo che sia Anissa che Khadija sono due ragazze che sono praticamente in Italia da tantissimi anni, se non erro. Quindi vi sentite torinesi, possiamo certo. dire così? Ci sentiamo italiana anche. Benissimo. Benissimo. Diciamo una domanda, qual è la cosa che vi rende magari più fiere di essere appunto italiane, di vivere qui? Del fatto che viviamo in Italia da quando siamo piccole, tipo io sono venuta in Italia da quando avevo 6 anni e mi sento italiana. Sono nata in un altro paese, però mi sento italiana. Esatto, immagino anche Anissa. Ma io dico sì, sono italiana ma anche marocchina e forse questa è la cosa più positiva, perché essere comunque biculturale e binazionale. Quindi forse comunque un vantaggio rispetto ad altri. Indubbiamente, un valore aggiunto per la nostra società. Certo. Ma io oggi volevo anche un po' approfondire il tema della cittadinanza, perché comunque sappiamo che anche per questioni legislative non è sempre così facile poter stare liberamente sul territorio italiano, a Torino. Quindi raccontateci un po' qual è il vostro status, come siete dal punto di vista, sai, dei documenti? Queste sono le classiche domande, ma sono stranieri, non avranno i documenti, li avranno? Vabbè, io ho preso la cittadinanza 3 anni fa, grazie a mio padre, sia io che mio fratello piccolo, perché eravamo minorenni. E il bello è che siamo in famiglia, siamo in 6, tra i marocchini e tra italiani. E questo è un paradosso, perché pazzesco. Appunto mia mamma e mia sorella hanno la cittadinanza. E mia sorella l'ha presa appunto per problemi burocratici, perché avevano chiamato mio padre dicendogli che lei l'avrebbe presa con noi. E mio padre quindi non si è preoccupato neanche di fare domande. Sì, sì, sì. No, aveva fatto domande, solamente che gli hanno detto, essendo che l'ho presa nel 2009, l'ho presa il giorno prima del compleanno di mia sorella compie 19 anni, quindi se loro ce l'anticipavano, mia sorella la prendeva, non aveva 19 anni, quindi per problemi burocratici mia sorella non c'era la cittadinanza. Quindi vediamo già i primi, purtroppo, sì, paradossi delle nostre attuali leggi, un po' proprio perché sappiamo che fino ai 18 anni uno non può chiedere la cittadinanza italiana e quindi è legato alla condizione dei propri genitori. E quindi nel caso di Khadija nella famiglia c'è un po' di caos, sì, perché sì. Un fratello ce l'ha, un fratello non ce l'ha, una sorella sì, una sorella no, quindi sicuramente un problema. Anissa, certo. Tu come sei messa? Io non ho la cittadinanza, quindi sono cittadina marocchina e nessuno nella mia famiglia, per la precisione, e io ho una famiglia molto, molto numerosa. Non abbiamo potuto chiedere la cittadinanza, cioè nel senso mio padre è mancato nel 2000, quindi avendo solo un genitore per questione di reddito non abbiamo potuto fare domande. Dopodiché, compiuti 18 anni, la legge stabilisce che chi vuole fare domanda deve avere 3 anni di contributi. Essendo tutti studenti, ovviamente non si possono avere 3 anni di contributi consecutivi. Ora io sono studentessa lavoratrice, quindi lavoro, ho i miei 3 anni finalmente di contributi, però c'è sempre una pecca, perché la burocrazia che insomma vuole che noi dobbiamo avere dei documenti dal Marocco, questione di tribunali, certo. Non tribunali, però per chi come me c'è vissuto veramente poco e comunque non ha nessuno che ti può fare i documenti da giù, dovrei scendere giù in Marocco a fare i documenti, ma ci vogliono mesi, quindi o devo scendere, quindi lasciare il lavoro e l'università per un paio di mesi, se no aspetto, quindi vedo di trovare poi una soluzione alternativa. Quindi un bel caos anche esatto. Tu, immagino che non sia facile, sicuramente per queste due ragazze che vediamo qua ospiti con noi oggi, ragazze italianissime che lavorano, studiano, impegnate nel sociale e quant'altro, avere poi problemi... Sì, perché comunque è un peccato, perché io... Per progetti di studio avrei voluto comunque avere, cioè mi sarebbe più comodo avere la cittadinanza, perché comunque per fare anche scambi e non scambi con l'università, però sono sempre bloccata qua perché non ho la cittadinanza, nonostante comunque in base ai voti o non e altro avrei certo, diritto certo, ad accedere. Certo, mi rendo conto che... Io voglio dire anche un'altra cosa, conosco anche che vorrebbero andare a fare master all'estero, certo. Ma essendo che non sono cittadina dovrebbero richiedere visto, e per richiedere visto ci vogliono un sacco di cose, chiedono un sacco di documenti, poi perché vai lì e poi devi avere la famiglia che ti mantiene, con tuo padre dovrebbe avere un reddito, avere in banca 10.000 euro perché devi mantenerti per i 3 anni, cioè...
delle cose assurde, veramente. Un problema, un problema proprio limitante anche in termini di pari diritti, perché sappiamo che siamo tutti uguali sia davanti alla legge sia per quanto riguarda l'acquisizione di diritti. La nostra Costituzione è una delle più interessanti da questo punto di vista. Però se uno vuole andare in Francia a fare una gita 2 giorni a sciare o che ne so, ha dei problemi. Ma guardate, non ci vogliamo intristire oggi perché le nostre amiche sono positive sicuramente, non siamo qua per parlare di cose tristi, ma anzi per sensibilizzare su questo tema e far conoscere proprio questa problematica, e speriamo le cose cambino. Io ci terrei però, visto che anche lì sono una fan, a far vedere un piccolo pezzettino, il trailer di un meraviglioso documentario girato da un regista di origine ghanese. Lui è romanaccio però, quindi ha l'accento anche romano. Un saluto a chi ci guarda da Roma. Sì, un saluto ai romani, a Fred che sicuramente ci starà guardando. Lui ha girato un documentario proprio sulle seconde generazioni. Mandiamo un pezzettino di trailer così ci rendiamo conto di che cosa parla il documentario e anche di qual è il problema. Giusto, 18, Ius Soni. Sono sempre stato denominato Ovaglione ragazza a fianco. Io mi sento italiano, anche se non ho la cittadinanza, perché sono qui da quando avevo l'età di 3 anni. E allora se non mi sento italiano, io cosa mi dovrei sentire? Io, non essendo cittadino italiano, dovrei giocare con queste cose. Questo è il permesso di soggiorno. Avere il permesso di soggiorno significa comunque essere, tra virgolette, un cittadino di terza classe. Sto facendo questo film documentario, 18 Ius Soni, perché non voglio assolutamente più vedere italiani che circolano col permesso di soggiorno. Io vivo qui, la mia nazione è questa. Essere italiani è, prima di tutto, essere cittadino. Il ruolo di coloro che arrivano qui piccolissimi o nascono qui e poi diventano italiani non avendo dei genitori o degli avi italiani è un ruolo destinato a crescere inevitabilmente. Il documentario è caratterizzato da una dozzina di interviste che ho fatto in tutta Italia a tantissimi ragazzi di seconda generazione, tutti quanti accomunati dal fatto che, nonostante siano già maggiorenni, non hanno la cittadinanza italiana. Ho chiesto di diventare italiano, pur sentendomi italiano. Vorresti poter fare come tutti gli altri tuoi compagni, perché tu sei cresciuto con loro e quindi ti credi di essere uno come loro, però ogni tanto trovi sempre l'ostacolo, quel muro. Una cosa che mi ha segnato profondamente, per esempio, quando ai 18 anni ho dovuto lasciare le impronte digitali, è stata un'esperienza sconvolgente. Ci penso e dico, ma a questi livelli stiamo? Dici, ammazza, sono qui da quando sono piccola e guarda come sono ridotta. Se non hai un lavoro non puoi rinnovare il permesso di soggiorno, dall'altro lato se non hai un permesso di soggiorno non puoi lavorare. Tanti amici miei, nati qua, cresciuti qua, posso dire ancora più romani di me, ancora più italiani di me su certi aspetti, sono senza documenti. Veramente, dipende dalla polizia domani, potrebbero trovarsi fuori. Secondo me l'italiano medio non conosce tutta questa situazione che deve vivere un giovane di seconda generazione. I cosiddetti ragazzi di seconda generazione in Italia sono quasi 1 milione e sono una grossa risorsa culturale, artistica, scientifica, di capitale umano, creativo per l'industria e il sistema paese Italia. Grazie anche alle nuove generazioni noi avremo le pensioni pagate, avremo un paese che può svilupparsi. L'Italia rischia perché non vuole aprirsi a questi nuovi orizzonti e quindi la gente si sposta dove si sente più benvenuta. Il concetto di patria, il concetto di identità nazionale va collegato ai tempi in cui viviamo. Siamo nel 2011, il mondo è davanti, è un mondo di confronto, è un mondo di scambi, è un mondo dove tutti danno le stesse possibilità. Mi serve una nuova legge al riguardo. In Parlamento ce ne sono, in discussione, speriamo che vengano approvate. 18 Ius Soni non è solo un film documentario, ma è associato a una grande campagna di comunicazione e sensibilizzazione che si sta muovendo come un'onda in Italia, che è partita grazie al supporto di tantissime associazioni, al fine di sensibilizzare gli italiani sull'adottare anche in Italia l'ordine legislativo del Ius Soli. Si chiama Ius Soli temperato, cioè uno Ius Soli,
diritto del suolo, temperato dal fatto che i propri genitori sono qui stabili, quindi non sei nato qui per caso. Io avrò sempre questa paura, la paura di perdere tutto, la paura di perdere una nuova vita, di perdere questa nuova patria, la paura di perdere tutte le persone che hai amato fino in questo momento. A 26 anni, dopo che tu vivi in un paese e ti ritrovi a 26 anni a sentirti diverso, anche se sei cresciuta in questo paese, non cambia niente. Il 18 Ius Soli ne sentirete di diverse, di storie che per me sono pazzesche, ma sono tutte storie degli italiani. Vi chiediamo anche a voi un supporto, di aggiungerci e di aggiungere la nostra pagina Facebook 18 Ius Soli, oppure di visitare il nostro sito web che è www.ius-soli.org. Rieccoci su 4 Music TV, ci si mangia oggi. Generazione Intercultura, rieccoci qua insieme a Khadija, Anissa, Milo e Vanessa. Bene, continuano ad arrivarci sms, io li leggo perché sennò poi i fan si indispettiscono. Bellissimo programma, un saluto tanto l'amica mia Khadija e a voi Zaineb di Ancona. Sì, conosci? Benissimo, un'amicona, la salutiamo tanto. Un saluto da Roma, bellissimo programma e argomento molto interessante. Un abbraccio al mio tesoro Cadi da Fatima di Roma. Quindi sì, qua i fan proprio... Ho precisato la pagina. No, ci seguono tantissimo. Grandi bellissimo. Ragazze, tenete duro, ci impegneremo per la vostra cittadinanza. Ornella, grazie mille. Della solidarietà. Continuano ad arrivare sms, ne leggo ancora uno, poi mi fermo e continuerò dopo. Anch'io ho un problema simile perché vivo qui da una vita, ma no, ma sono ancora straniera, solo perché ho deciso di studiare e dunque di contribuire in maniera diversa allo sviluppo della società. Ed è triste sentire che il paese di cui ti senti parte non ti riconosce. È una vera frustrazione. Firmato Hind. Hind, guarda, siamo con te, forza, coraggio, noi tutti i giovani sosteniamo queste cause, siamo la generazione intercultura, la vogliamo promuovere, quindi grazie per scriverci. Andiamo un po' avanti in questa intervista delle ospiti. Andiamo un po' avanti. Abbiamo una domanda per voi, Anissa e Khadija. Volete un po' dirci cosa rischiate nel caso non doveste riuscire a rinnovare i documenti, che appunto non avendo cittadinanza dovete rinnovare ogni tot di tempo? Un po' quali sono i rischi? E nel mio caso, che ho la cittadinanza, mi scade il passaporto, però lo vado a rinnovarlo e quindi non ho problemi. Nel suo caso, che lei ha la carta di soggiorno, se anche tempo determinato, non so, magari si smette di studiare, Diciamo che io già ho comunque un punto di vantaggio perché ho la carta di soggiorno, che quindi ha un tempo indeterminato. Che è diverso perché... dal permesso di soggiorno. Spiegaci un po' questa differenza, che magari non tutti sanno. Io, essendo comunque studente lavoratore, ho un contratto a tempo indeterminato perché comunque lavoro da molto tempo e quindi mi è stato permesso di fare la carta di soggiorno perché mi sono dichiarata lavoratore e non studente. Però tipo mio fratello, che anche lui studia alla facoltà di economia, lui essendo solo studente ha solo il permesso di soggiorno e gli è già capitato di andare a fare la domanda di permesso di soggiorno e poi al momento del ritiro risulta già scaduto, quindi perciò a lui è già capitato che comunque rischiasse, magari nel caso l'avessero fermato, di dover essere comunque espatriato perché comunque il documento è scaduto. Perciò tutte le volte... Sicuramente è una tristezza per un ragazzo che vive qua da tantissimi anni. Sono 17 anni che siamo in Italia, perciò comunque ci riteniamo parte di questo stato, della cultura e di tutto il resto. Ovviamente. Però ci sono sempre i limiti che ti ricordano sempre che per lo stato italiano tu sei ancora straniero. Certo. E non è molto bello. E infatti un po' quello che abbiamo visto nel trailer del documentario 18 Ius Soli che avete da poco visto, racconta un po' quello che le nostre amiche oggi ci stanno dicendo, ci stanno testimoniando e quindi vediamo anche un po' quello che voi fate, i vostri sogni per quanto riguarda anche le vostre aspettative future, il lavoro, che cosa volete fare da grandi? Io sono a primo anno di scienze politiche, studio internazionale dello sviluppo e della cooperazione. In realtà avevo altri obiettivi nella vita, volevo diventare una designer, però non è tardi, quindi ho ancora tempo per... Sicuramente, sì, sì. E in bocca al lupo. Grazie mille. Tu Anissa cosa vorresti fare da grande? Ma dunque io mi sono laureata nella laurea triennale in lingue e culture dell'Asia e dell'Africa, quindi ho studiato arabo e inglese perché mi sarebbe piaciuto fare mediatore culturale.
Poi nel frattempo ho cambiato idea, anche se comunque sono rimasta sulla stessa scia, perché adesso seguo economia e management internazionale per gli scambi internazionali, perché mi piacerebbe comunque applicare la conoscenza delle lingue a un lavoro internazionale, quindi ovvio, comunque sia o nell'ambito economico, nell'ambito umanitario, questo non insomma. Mamma mia, che ospiti. Scusate, io non sapevo che avevi invitato due ragazzi così in gamba. Generazione intercultura solo alti livelli. Qua, alti livelli, complimenti. Poi nel suo caso un master a Londra ci sta benissimo, però non può, dovrebbe richiedere visto, aspettare non so quanto Infatti. Tempo. Appunto, ma... Quindi è quella, dico, che ti blocca veramente una carriera in futuro. Ma sì. Il vostro status attuale, cos'è che vi penalizza? Appunto, so che Anissa, te per esempio sei penalizzata. Esatto, io sono penalizzata dal punto di vista della cittadinanza, perché vabbè che sono al primo anno di specialista, quindi ho ancora tempo, però ho già visto un master che mi interessa e, insomma, nell'ambito economico, però uno dei insomma dei requisiti necessari è la cittadinanza italiana, perciò ora io la tengo breve, quindi nel giro di 2 anni, cosa un po' impossibile perché comunque ci vuole più tempo dal punto di vista burocratico, o se no già comunque questo master che ho visto non potrei farlo. Ovvio, però... mi rendo conto che proprio è un problema, perché abbiamo due ragazze qua, amiche, che sono in gamba, hanno voglia di fare, studiano, si impegnano, lavorano, impegnatissime, che però ci stanno raccontando che proprio le cose non vanno nel verso giusto. Diciamo che è un po' il problema di oggi, insomma, molta gente che magari ha voglia di fare, comunque sia, un straniero o non, comunque anche molti comunque studenti universitari che magari hanno voglia di fare le cose, non possono, appunto per la burocrazia e per i vari esatto. Sì, si vedono le tante cose in faccia, in poche parole. Appunto. No, indubbiamente, ragazze, siamo con voi, siamo veramente orgogliosi di avere tra i nostri amici e anche tra il gruppo Generazione Intercultura degli ospiti di questo tipo, perché ci raccontano un po' come stanno le cose. Io adesso lancerei ancora un video musicale, giusto per rimanere in tema della musica e del nostro canale For Music che ci ospita. Bellissimo questo Bellissimo. Video. Continuano ad arrivarci sms e quindi io lancerei ancora un appello per scriverci ancora di più. Abbiamo un numero di telefono che ci potete mandare sms, li leggiamo 345-7091-585, mi raccomando, firmatevi e noi vi leggeremo. Milo, quale video lanciamo adesso? Giusto per rimanere in tema di tristezza, no, scherziamo. Facciamo un bel video di Section d'Assaut, Désolé, appunto, siamo dispiaciuti per come la situazione, ma ci lavoreremo. Sì. Intanto beccatevi questo bel video. Eccoci in studio, Generazione Intercultura For Music, grazie per stare con noi oggi pomeriggio e leggiamo un sacco di sms che ci sono arrivati nel frattempo. Complimenti, bella trasmissione, grazie. Grazie. Complimenti per il programma ed il vostro spirito, continuate così, cambiare è possibile, mi piace il vostro sfondo, Dave. Benissimo, grazie Dave. Un saluto allo sfondo. Un saluto allo sfondo che ha curato il nostro staff e in particolare Noemi Veneziano, la nostra scenografa, nonché artista, nonché restauratrice di tutto e di più. Quindi complimenti a Noemi, grazie per il tuo lavoro. Continuiamo a leggere i messaggi. Salve, un grandissimo saluto a tutti voi e alla mia carissima amica Khadija. Abdu da Padova, grazie Abdu. Ciao, ti saluta Abdu. Anche Cadi. Cadi, vi sto seguendo, il programma è interessantissimo, Tiziana, quindi grazie a tutti per gli sms, mi continuano ad arrivare ma li leggiamo ancora dopo e continuiamo con le nostre due ospiti, Anissa e Khadija sono qui con noi, due ragazze di seconda generazione. Abbiamo finora trattato il tema della cittadinanza sui soggiorni, mi piacerebbe dargli qualcosa di un pochino più divertente, no? Quindi non far solo vedere il lato negativo, che magari appunto i documenti sono sempre cavillosi e complicati, ma raccontateci un po' di voi ragazze, cosa fate nel tempo libero, che musica ascoltate, che locali frequentate, eccetera. Come vi divertite? Come vi divertite? Ma nel tempo libero mi piace uscire con i miei amici, quindi sia italiani che non, quindi questo è scontato. Mi piace viaggiare, quindi quando capita, comunque anche tra impegni lavorativi e di studio, mi piace viaggiare. Tanto leggere, romanzi inglesi soprattutto, ma anche italiani. E poi, vabbè, ovvio la musica, ma questa mi sembra scontata. No, ultimo libro che hai letto? Domanda al bruciolo. Domanda al bruciolo. Ultimo libro che hai letto? Notti d'estate di Hemingway.
Bene, ci piace, ci piace. Già cosa tipo libero? Come lei, sì, italiana, tutte le nazionalità, perché... E poi mi dedico molto al volontariato, lavoro con i, cioè, lavoro, sì, con i giovani per Torino, e quando ho tempo libero lo dedico a loro. Poi sì, anche a me piace leggere, amo viaggiare, poi basta. Sicuramente durate, perché noi, il gruppo Io Mi Attivo, Generazione Intercultura, ci piace attivarci, ci piace avere ospiti che si attivano e quindi abbiamo la testimonianza. E inoltre io ero curiosa di sapere una cosa, perché è un po' sfatare anche i miti, no? Allora, voi parlate l'arabo, immagino, a casa, in famiglia, anche con il marocchino. Giusto, italiano, però preferiscono che in casa si parli appunto l'arabo, che poi è il marocchino. E con mia sorella sì, capita di parlare sempre italiano, anche con mio fratello italiano e tutto. Poi in Marocco vado tutte le estati e non posso non... anche che italiano mi scappa qualche parola in marocchino e viceversa. Infatti sono lì che mi dice cosa hai detto e gli faccio scusa, volevo dire questo. A forza di parlare due lingue è veramente difficile riuscire a parlare o italiano o marocchino. Ovvio, un mischio. Un mix. Tu eri italiano. Tante volte scontro un'idea, sì, ho studiato, mi sono laureata in arabo appunto. Quindi in casa io parlo berbero, e sono bilingue, arabo, italiano e berbero, però tendo di più a parlare italiano, nel senso che tra lavoro e anche i miei fratelli parlo italiano, con cui parla e che diciamo lo usa anche come scusa per, in modo che noi non lo perdiamo. Ho di indossare il velo volontariamente, nessuno mi ha obbligato. In giro, ma veramente, sì. Mi ha detto Khadija, se vuoi mettere velo mettilo, fregatene del parlare degli altri, tanto i pregiudizi ci saranno sempre, certo. Sia che tu lo porti o meno, ci saranno sempre. Quindi mi sono fatta coraggio, ho deciso di metterlo e cammino a testa alta. Se qualcuno mi dice, cioè fa qualche battutino o qualcosa, gli sorrido in faccia, guarda. No, infatti, anche perché come abbiamo visto durante tutto il pomeriggio, le nostre due amiche sono ragazze meravigliose, impegnatissime, studentrici, e fanno scelte come tutti noi, quindi Khadija ha scelto di indossarlo, Anissa no, ma ci hanno spiegato perfettamente che esiste la libertà, esiste comunque l'espressione di fare quello che uno desidera. E quindi... Purtroppo noi dobbiamo, mio malgrado, mi spiace tantissimo dovervi salutare oggi pomeriggio perché abbiamo anche altri ospiti, quindi ragazze fateci un saluto, salutate in qualunque lingua voi desideriate, perché siete state bravissime, complimenti, vi aspettiamo di nuovo qua. Io saluto innanzitutto tutte le mie amiche che mi hanno scritto, i miei familiari, forte chance. Saluto anch'io i miei del Castello Rosso dove lavoro e tutti i miei amici dell'università. E mia sorellina Uda, che ci teneva particolarmente ad essere salutata. Benissimo, ciao. Un saluto alla sorellina, no? Sì, esatto. Benissimo, saluti a tutti. Noi vi continuiamo ad accompagnare in questo pomeriggio. Giustamente. Ricorderei il numero di SMS, perché comunque stiamo ricevendo tanti SMS. Vogliamo i vostri SMS. 345-7091-585. E poi lancerei un fantastico video per continuare nel pomeriggio musicale. Io non li conosco. Mi dissocio totalmente da quello che sta per passare. Mino, mi metti... Non so nulla, neanch'io. Chi abbiamo adesso? Chi abbiamo adesso? Non lo so. Cosa secondo te? Non lo so. Io non li conosco, sinceramente. A lui non li conosco, sono gli ex, sono il cantante, ma sì. Non li conosce. Quindi lanciamo un fantastico video degli extra. Mi ero dimenticata io perché avevamo deciso oggi pomeriggio di farvi vedere ancora una volta qui con noi a 4Music TV il video, l'ultimo video, all'ora che ci resta degli extra. Lui è il cantante, quindi non è di parte, non ha fatto pubblicità occulta, niente di niente. Zero conflitti di interesse. Zero conflitti di interesse. No. Lanciamo oggi pomeriggio, allora che ci resta, ci ricordi solo dove l'avete girato, perché lo vedremo... Vorrei salutare ancora una volta i ragazzi della Morelli, scuola media, vorrei salutare anche il regista Piero Lipassatore, Ubiquiti, allora che ci resta, extra. Guardiamolo insieme. Prima volta che lo guardo. Abbiamo cambiato ospiti, quindi siamo pieni di sorprese, vi avevamo anticipato anche sulla nostra pagina Facebook Generazione Intercultura 4Music TV e anche sulla pagina di 4Music TV che oggi avremo avuto i... The Purity. The Purity. Esatto, sono qua con noi. Ciao ragazzi, come state? Ciao, sì, stiamo bene, siamo qui. Presentatevi un po' allo studio. Per chi non vi conosce. Beh, noi siamo il gruppo Estafa, quindi The Purity. Facciamo musica, ci intendiamo di musica. Io sono Anas e sono uno dei cantanti e ora vi lascio presentare anche gli altri. Quindi. Presentatevi tutti. Ciao a tutti, io mi chiamo Elias, faccio parte del gruppo The Purity,
sono il percussionista e faccio anche party rap insieme a mio socio qua. Socio della crew. Certo. Faccio la scuola del un istituto superiore delle arti grafiche e fotografiche. E tu oggi con noi sei? Ma io sono Ahmed, sarei il fotografo e il grafico di Deep Purity. Benissimo. Io studio con Elias. Compagni di scuola, quindi. Sì, siamo dei compagni di scuola. E quindi avete deciso di formare questo gruppo rapper. Raccontateci un po' com'è nato, come The mai? Purity. Come mai The Purity? Gruppo Safa. So che fate un rap un po' strano, un po' italiano ma anche interculturale. Noi cantiamo un po', facciamo anche musica culturale, quindi non facciamo solo musica rap. E a volte mischiamo questa musica rap con degli strumenti, cioè inseriamo degli strumenti musicali che riconducono alla tradizione araba e alla tradizione di origine, quindi nostra. Certo. È una cosa che non ho mai sentito da nessun'altra parte. Quindi è una cosa nuova qui in Italia. Tanta roba. Abbiamo iniziato a suonare facendo musica culturale moltissimi anni fa, da quando eravamo piccini, nell'Associazione Islamica delle Alpi, e dove abbiamo incominciato ad esibirci e abbiamo iniziato a fare le nostre cose lì. Come mai avete scelto di intraprendere questo progetto assieme? Era un po' la passione di tutti verso la musica, cioè tutti insieme, cioè il gruppo non è tutto qui. Il gruppo si è un po' smistato dato i problemi di sempre. Noi come in tutti i gruppi, però poi alla fine ci riuniamo sempre. Ci riuniamo sempre, quindi riusciamo a fare sempre qualcosa. Quanto tempo è adesso che state seguendo questo progetto come The Purity? Saranno 6-7 anni, cioè da quando siamo piccini, dico. Mentre per il progetto abbiamo incominciato a fare rap grazie al progetto Generazione 2.0, in cui abbiamo avuto l'opportunità di iniziare a fare anche noi un po' di rap e ci siamo ritrovati bene. Benissimo, infatti io ho sentito sia live sia in alcuni video su YouTube che girano il vostro pezzo, penso che sia uno degli ultimi, La Nuova Generazione, vero? Sì. Che cosa racconta questa canzone? Che a me piace tantissimo, ascoltatela, La Nuova Generazione li trovate su YouTube. YouTube, mi raccomando. Questa canzone parla in pratica di come se la vive la nuova generazione che è qui in Italia, che non esistono, cioè siamo una cosa che non esiste, siamo una cosa nuova, quindi siamo il filo tra la prima e la terza generazione, quindi siamo la seconda generazione. Sì, infatti cosa racconta? Se non erro, giriamo con un motorino e nel Parco Valentino, sì. Quindi richiama anche tutti i luoghi un po' simbolici dei giovani torinesi, sì, a Torino proprio. Sì, richiama i luoghi di Torino. È stata fatta nell'ambito del progetto Generazione 2.0, che colgo l'occasione per salutare tutti i ragazzi del FluxLab. Un saluto al FluxLab e a tutti ragazzi. I ragazzi. Ciao. Avete creato i The Purity, quindi ottimo lavoro. I rapper The Purity, ovvio. Mettiamo i puntini su lì, noi rapper siamo. Saluto anche il mio amico Ayman, che spero ci stia seguendo adesso dalla Francia, è partito lì. Quindi speriamo che quando torni registriamo di nuovo di sicuro. No, sicuramente. Continuate così, ragazzi. Noi vediamo rapidamente un video che racconta un po' quello di cui parlavamo la settimana scorsa. La campagna L'Italia sono anch'io, ma questo l'abbiamo scelto perché ci fa poi vedere un po' di volti di quelli che sono i ragazzi di seconda generazione. Siamo ospiti qua con noi oggi, ma nel video di La campagna sono L'Italia sono anch'io, Reggio Emilia, vedremo anche altri giovani che ci raccontano qualcosa. Appunto, quindi L'Italia sono anch'io. Restate con noi, scriveteci, io devo leggere 30 sms che mi sono arrivati, ma li leggo subito dopo il video. Radici. Tricolore. Mamma. Pizza. Patria. Futuro. Culla. L'Italia sono anch'io. 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 L'Italia siamo anche noi! Anche se sono cresciuto, mi sento dall'Italia prevenuto. Sono pluricultura e di questo paese mi prendo cura. Anch'io sono l'Italia.
Per me essere italiano significa essere a casa. Io mi sento italiana perché mi riconosco nell'identità italiana e ne condivido quelle che sono le lingue, le culture e le tradizioni. Per me essere italiano è sentirsi tale. Credo che l'Italia mi abbia fatto diventare quella che sono oggi. Essere italiano significa fare parte di un grande paese con una grande cultura, un grande popolo, una grande storia. Essere legati a un paese come un albero in sostanza legato al suo terreno. È un passaggio naturale. Visto che gli stranieri lavorano qui e pagano le tasse, credo che sia una cosa giusta che possano andare alle elezioni. Informatevi sulle due proposte. Concessione della cittadinanza per le nuove generazioni. Per chi nasce in Italia. Diritto di voto alle amministrative. Per chi vuole partecipare alla vita politica. Vai a firmare nel comitato della tua città. Firmate anche voi! Rieccoci in studio, leggiamo un po' di sms che siamo rimasti indietro. Vedo che oggi pomeriggio continuate a seguirci, siamo molto contenti. Sarà il presentatore Milo? No, assolutamente. No, non sarà lui, no, ok. Complimenti per il programma e complimenti alla ragazza con il velo Khadija, siete forti, andate sempre avanti così. Baci, un bacio anche a te, che non baci. So chi tu sia. Continuiamo avanti, ciao a tutti, sono il fratello di Anissa e mi sto laureando in economia e marketing. Purtroppo, come ha ben sottolineato mia sorella, ho solo il permesso di soggiorno e uno dei miei obiettivi era andare a fare un master all'Università di Parigi, ma ciò non potrà accadere. È proprio triste che dopo una vita che si vive in quello che si crede, il proprio paese continua a il proprio paese ti continua a far sentire straniero. Ormai mi sento straniero sia in Italia che al mio paese. Speriamo che qualcosa cambi a breve. Grazie per la tua testimonianza, il fratello di Anissa, che salutiamo con un forte abbraccio perché ha ricordato quello che, di cui abbiamo parlato oggi pomeriggio, alcuni ragazzi di seconda generazione e i loro problemi. Giusto. Bella la scenografia, c'è tanto arancione, ci piace, molto interessante la puntata, continuate così. Un generativo è un nostro fan, un questo generativo. Un generativo, ci piace, ti ruberemo il suggerimento del un nome. Saluto a tutti i generativi d'Italia, generattivatevi. Che bello, ci piace questa cosa. Ci sta. Fichissima la canzone degli Extra, immagino. A te non piacciono? Beh, lo so. Così. Purtroppo dobbiamo mandarli in onda, sapete, ok. Siete stati prodotti da qualcuno, fate concerti. Laura, questa è una fan. Quindi Laura, grazie, seguici, gli Extra sono con noi. Giusto. E continuo l'ultimo, saluti da Mohamed Al-Bai e a Anas, Ilias, Ahmed, allo staff e a tutti i partecipanti. Un abbraccio, anche qua arrivano i saluti per i nostri The Purity, gruppo Staffa Torino. E continuiamo un po' con questo racconto del gruppo dei rapper di seconda generazione. Giusto. Eccoci. The Purity, allora, sì. Una domanda da colleghi e colleghi, diciamo. Colleghi, dai. Cosa vi ispira, diciamo, partiamo dal panorama italiano, ascoltate rap italiano, c'è qualcuno che magari vi ispira particolarmente come stile? Sì, più o meno, il rap italiano non è che ci rappresenti al massimo, più che altro ascoltiamo rap inglese, americano e francese, sì. Ci ritroviamo molto nei rapper francesi. Dai, qualche nome così, giusto per... La Fouen, Soprano, okay. Canardo, francesi, poi 50 Cent, Eminem e altri inglesi. Ah, cioè americani, ecco. Più che inglesi. Quindi, diciamo che di rap italiano non vi fate molto influenzare dal rap. Ma perché lo creeranno loro il rap italiano ci siamo noi a crearlo il rap. Sono loro il nuovo rapper, il rap italiano. Beh, insieme agli Extra sempre. Esatto. Non ho detto nomi. Mi piacciono. Guardate, gruppo Staffa Torino, The Purity, sì. Con noi oggi pomeriggio. E io farei vedere subito un vostro video meraviglioso che mi è piaciuto tantissimo. Lanciatelo voi. Quello il cambiamento. Sì, The Purity, il cambiamento inizia da noi. Cambiamo allora. Iniziamo. Assalamu alaikum, sono Enes del gruppo Estafa di Torino, The Purity. E vi auguro un buon anno, un buon 2012 e che sia uno dei migliori anni che passiate e che la purezza nei nostri cuori si fortifichi. Assalamu alaikum, sono Ilyes e faccio parte del gruppo Estafa. Spero che questo nuovo anno 2012 e 1433 lo passerete come uno dei migliori della vostra vita e che la purezza dei vostri cuori si fortifichi. The Purity, il cambiamento inizia da noi. The Purity, the change begin from us. The Purity, il cambiamento inizia da noi. The Purity, il cambiamento inizia da noi. Gigi, in preview sei su due.
Eccoci di nuovo in onda, leggo gli ultimi 2-3 sms che ci sono arrivati, un saluto enorme ai nostri carissimi amici Anas, Ilias e Ahmed, complimenti per la trasmissione da Sabrina e Adam, baci grandi, quindi ciao. Anche fan, ciao Adam. Saluti da Wafa, Jamil, Anas, Ilias, Ahmed, allo staff e a tutti i partecipanti, questo l'avevamo già detto forse, ma comunque sì. Andiamo avanti, noi come consuetudine a Generazione Intercultura ogni mercoledì pomeriggio lanciamo anche un po' di notizie, questa settimana ne abbiamo una veramente interessante che vogliamo commentare anche con i nostri ospiti. Sappiamo che diciamo c'è stato un caso che ha fatto anche abbastanza notizia in questi giorni, ovvero il ricorso che è stato accolto da parte del Tribunale del Lavoro di Milano, perché un giovane di origine di seconda generazione nato in Italia ma di origine pakistana e non in possesso della cittadinanza italiana ha fatto richiesta per il servizio civile. Sapete che ogni anno si può fare un'esperienza di servizio civile o nazionale o internazionale, e questo ragazzo pakistano senza la cittadinanza ha provato a chiederlo ma non è stato accolto, quindi in pratica non gli hanno dato la possibilità di partecipare al servizio civile, e quindi il TAR per la prima volta, il Tribunale del Lavoro si è espresso e ha dato ragione a questo ragazzo di origine pakistana. Il primo segno di cambiamento. Segno di cambiamento senza ombra di dubbio, e sappiamo che ovviamente il servizio civile è un'esperienza per i giovani di crescita eccetera. Cosa ne pensate per esempio di questa notizia, che comunque un giovane che non ha la cittadinanza forse per la prima volta riuscirà a vincere un bando pubblico? Beh, so che qui a Torino abbiamo il servizio civile immigrati che è stato inaugurato l'anno scorso e a cui ho visto alcuni progetti, ed è un progetto molto bello, è stato accolto anche dalla mia scuola. E se vuoi commentare, Elias... Vai Elias, cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Cioè il servizio civile, sai, è un'esperienza di volontariato, quindi comunque sarebbe interessante, credo. Sì, guarda, è una bella iniziativa, come ha detto Anas, è bello sentire che, infatti ho visto anch'io, è stato inaugurato, e penso che, come hai detto, cioè, come è stato anche visto nel video, che un cambiamento inizia appunto dalla persona. Esatto. Quindi non... parte da noi. Già. Anche quindi, da quella che è la nostra forza, la nostra di portare volontà, avanti le nostre idee. Possiamo dire che comunque a Torino, bene o male, queste cose vengono seguite anche molto bene. Diciamo che già appunto il primo esempio del servizio civile per gli immigrati a Torino è un bel traguardo, diciamo. Sì. Ovvio, ovvio. Sì. Quindi sicuramente ragazzi con questa diciamo innovazione anche dal punto di vista legislativo, vedremo cosa succederà, vedremo se il prossimo anno magari uno di voi farà il servizio civile o meno, e questa era la notizia della settimana. Poi a me mi piacerebbe tantissimo, e qua abbiamo anche i nostri ospiti che ce lo racconteranno, lanciare un'altra rubrica che è quella un po' degli eventi, cosa accade in città, cosa accade in Piemonte in generale, e quindi abbiamo, e questa secondo me è un'idea bellissima, un flash mob domenica 22. Ci raccontate ragazzi cosa sarà? Che succede? Sì, guarda, l'iniziativa appunto è stata questa di lanciare un flash mob in ricordo della Siria, per far capire ai siriani, farli sentire che da tutto il mondo noi siamo presenti con loro, appoggiamo i loro diritti richiesti. Certo. Appunto. E questo flash mob si terrà, come hai detto, domenica 22 in Piazza Castello. Siamo tutti voi insieme, alcuni di voi. Abbiamo un fantastico promo del flash mob di domenica 22, guardiamolo. Salve a tutti, sapete chi siamo? Siamo un gruppo di giovani che vuole organizzare questo flash mob. Lo scopo di questo flash mob è la rappresentazione di ciò che sta accadendo al popolo siriano a causa del proprio regime. Dove si terrà questo flash mob? A Torino, in Piazza Castello. E quando? Domenica 22 gennaio, alle ore 15. Mi raccomando, non mancate. Mano. Nella. Mano. Per il popolo siriano. Ogni anno decine di migliaia di persone, ogni giorno a centinaia, fanno la coda per il rinnovo del permesso di soggiorno. L'ufficio immigrazione della Questura di Torino ha presentato un progetto per rendere meno difficile l'attesa dei cittadini. Tutti i 128.000 immigrati presenti in città
passano di qua per rinnovare il permesso di soggiorno. Questo al di là del commento che io posso fare su una legge che obbliga le persone ogni anno a rinnovare un permesso di soggiorno e spesso vivere con la ricevuta per l'anno successivo, però al di là di questo, poi con l'approccio un po' pragmatico che abbiamo qua a Torino, ci siamo detti che in attesa che cambi la legge, intanto rendiamo più civile e più decente il modo con cui le persone fanno la coda. Ma cosa vuol dire fare la coda per il permesso di soggiorno? Qui al mattino, alle 6 del mattino, ci sono 300 persone che attendono che si aprano i cancelli per, alle 8 per entrare a fare il famoso certificato d'immigrazione. No? Quindi cosa succede? Che qui intorno, diciamo, loro stavano male, ma stanno anche male i residenti, no? Perché chiaramente fuori non ci sono servizi igienici, non c'è nessun comfort, ci sono bambini, famiglie con bambini. Quindi l'idea, ed è stata appunto contattata la fondazione che io dirigo, la Fondazione Contrada Torino, è quella di creare, diciamo, una situazione più favorevole. Dunque, siccome c'è questo porticato che veniva aperto per questioni funzionali alle 8 del mattino, adesso verrà aperto 2 ore prima, cioè alle 6 si aprirà questo porticato. All'interno costruiremo dei bagni, dei servizi igienici, un punto informativo e uno spazio ristoro, naturalmente con un minimo di sedute e di comfort, diciamo, no? In maniera che le persone attendono alle 8 in uno spazio coperto, per cui se piove non si bagnano. All'ufficio immigrazione gli stranieri non fanno solo la coda. Da 2 anni i ragazzi di seconda generazione del servizio civile fanno assistenza ai loro connazionali. A turno vengono qua la mattina, 4 o 5, e tutte le mattine fanno un servizio di accoglienza amichevole alle persone, gli spiegano cosa devono fare, in quale coda mettersi, lo fanno in lingua, lo fanno con il sorriso di ragazzi volontari e non con la fretta degli operatori di polizia. Questo ha permesso anche alla questura di lasciare fuori i ragazzi e dentro mettere gli operatori di polizia che fanno le pratiche. E quindi in effetti in questi 2 anni si sono anche abbassati i giorni di attesa per ricevere il rinnovo del permesso di soggiorno. Quindi abbiamo mischiato tutti gli ingredienti per cercare di rendere il più possibile la città una città accogliente e civile. Eccoci qua, eccoci. Continuiamo, siamo quasi agli sgoccioli, siamo quasi alla fine, ci spiace tantissimo perché oggi passa in fretta il pomeriggio, veramente, avevamo tantissimi ospiti. Leggiamo rapidamente i 1000 messaggi che sono arrivati. Saluti dal vostro fratello Ayman e dalla Francia, mamma mia, lontanissimo, ecco. Saluto al gruppo The Purity da Esme, quindi saluti e baci, un saluto ad Anas, Elias, Ahmad, scusami se lo pronuncio male, allo staff da parte di Asma, The Change Began From Us. Bravissimo, ci piace questo slogan. Saluti dal vostro fratello Ayman, vi voglio bene, inoltrato da Sara, quindi qua proprio incroci di SMS. Ci piace. E avete anche visto, perché abbiamo lanciato, già che c'eravamo, il video della buona notizia, perché anche un'altra nostra rubrica è la buona notizia. Ci teniamo a farvi vedere, raccontare messaggi positivi, interculturali. Abbiamo visto anche qua a Torino che sono successe delle cose positive per tutti coloro che fanno la coda di fronte al centro immigrazione di Corso Verona, quindi cambiamenti positivi nella nostra città. Si migliora piano piano. Si migliora. Ci si prova. Proviamo a lanciare tutti insieme gli eventi che, come vi dicevamo, ci saranno in queste settimane, in questi giorni. Abbiamo ricordato domenica in Piazza Castello il flash mob Pro Siria e abbiamo visto anche un video. Poi abbiamo qualcosa anche in città? Esattamente, sempre in Piazza Castello, sabato 21, raccolta firme per il progetto L'Italia sono anch'io, quindi mi raccomando, siete numerosi. Anche chi ci segue da Rivoli ci può andare a trovare in centro col banchetto, mi raccomando, firmate numerosi. Quindi Rivoli e Torino ci accoglieranno con la campagna raccolta firme a Rivoli in Via Pole e a Torino in Piazza Castello, quindi proprio esatto. Il centro del centro e ogni dove.
Proseguiamo con gli eventi a Torino, abbiamo anche una simpatica e forte manifestazione di fronte a Porta Nuova, sempre sabato pomeriggio, sabato 21 dalle ore 14, per tutti coloro che richiederanno e che faranno richiesta alla Commissione della Protezione Umanitaria, per tutti coloro che sono arrivati in tempo di guerra dalla Libia, che però essendo di origine magari di altri stati africani, chi della Nigeria, chi del Burkina Faso, eccetera, ci sono un po' delle questioni cavillose da risolvere, perché non è detto che la Commissione accetti la loro richiesta per essere considerati rifugiati. E quindi speriamo, attraverso questa manifestazione pacifica, totalmente informale, da parte dei giovani che sono qua arrivati dalla Libia in tempo di guerra, che questo si possa realizzare. Saremo con loro sabato pomeriggio alle 2. Sì. Continuiamo, abbiamo anche continua la vendita della lotteria della LVA, vedete anche in sovrimpressione che con un click solidale sul sito www.lvia.it potete comprare ancora i biglietti, gli ultimi biglietti della lotteria di Natale. E anche domenica 22 alle ore 21 saremo in piazza Bodoni al conservatorio a vendere i biglietti. Quindi siamo ovunque. Noi non dobbiamo suddividerci in mille corpi per poter essere a Rivoli piuttosto che a Torino. Quindi voi che il weekend andate a cercare i saldi in centro, magari fate anche un'azione positiva e veniteci a trovare, no? Sì, firmate e venite ai concerti, andate ai flash mob, ce n'è di tutti i colori. Attiviamoci, bravissimo. E quindi adesso io vorrei chiudere anche un po' facendo lasciare così un grido di speranza, un messaggio di speranza ai nostri depurity, ai nostri ospiti. Esatto. Diteci un po', progetti futuri, cosa avete detto, insomma, qual è il vostro piano? Ma guarda, farei parlare un po' il mio amico Nasqua. Portavoce. Beh, allora, prossimamente a marzo uscirà il nostro nuovo CD, non sappiamo ancora il titolo ben preciso, però probabilmente sarà Generazione 2.0, quindi le seconde generazioni qui in Italia. Un'altra cosa che devo dire è che passeremo a breve su MTV News per un'intervista con il gruppo, e vi prego di seguirci se riuscite, e se non erro sarà tra 2 settimane più o meno. E dove possiamo trovarvi? Chi vuole sentire un po' di cose vostre può cercare. Abbiamo la pagina su Facebook, su Gruppo Estafa Torino, uh-huh. E poi abbiamo un canale su YouTube. Seguiteci. Perfetto. Seguiamo i Depurity, grazie per essere stati con noi oggi. Io concludo con un paio di sms, proprio gli ultimi last minute che mi sono arrivati. Sono il papà di un ragazzo che ha partecipato al video girato al Morelli. Saluto tutti e dico ai ragazzi che siete il futuro di questo paese, ma più con gli studi potete avere il potere di decidere di cambiare tante cose come abbiamo fatto noi, occupando posti migliori in fabbriche e aziende. Quindi il papà, grazie tantissimo mille. Un grandissimo saluto al gruppo Depurity, siete forti, andate avanti così, da Mina e Khadija. Quindi un bacio a tutti, grazie per scriverci, ricordiamo al volo quando saremo in onda. Mercoledì prossimo, ci trovate sempre qui dalle 3:30, mi raccomando, spargete la voce a zie, cugine, nonne, tutti vogliamo quanti. Tutti qua, tutti. Ragazzi, seguiteci prossimo mercoledì, ciao.